La vita politica della nostra città. Al figlio Stefan e alla famiglia sono state inviate le condoglianze. Sono stata presente ai funerali della signora Mariuccia Genesio, vedova Reviglio, vedova Romano Reviglio, benefattrice del nostro comune. Mariuccia Genesio è per me una persona con la quale avevo innanzitutto un rapporto di amicizia prima che di altro tipo. In passato curato insieme all'assessora alla cultura del momento, una mostra molto, molto bella dedicata al marito, e a seguito di questa mostra ha deciso di lasciare una un quantitativo considerevole di quadri che sono raccolti in una, insieme con la collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmio di Bra, sono raccolti in un piccolo librino che permette di promuovere questa permanente. Credo sia stato un gesto di grande affetto nei confronti della città, di una città quale Bra, a cui voleva bene, a cui voleva bene lei, a cui voleva bene Romano Reviglio. Credo sia un gesto importante e bello quello di aver donato questi quadri che resteranno in una permanente e valorizzano le sale di Palazzo Matis. Credo sia da segnalare il grande successo della Bra, una manifestazione sportiva che ormai è diventata di carattere nazionale, per certi versi anche internazionale, ma soprattutto quest'anno nella cornice del ventennale, del venticinquennale, avendo avuto questa partenza dalla piazza di Pollenzo, ha assunto delle caratteristiche del tutto particolari che l'hanno fatta diventare unica e anche molto apprezzata. Ho ricevuto in questi giorni dagli sponsor, dallo sponsor principale che è Specialized, pensate, ho viaggiato per anni su questa bicicletta, adesso deve essere una sorta non potendo più andare in bici in questo periodo, dimentico anche le cose più elementari. Ho ricevuto da Specialized una telefonata di complimenti per quanto è bella Pollenzo. Io ovviamente era il contesto della manifestazione, credo valesse la pena di coniugarlo con la bellezza di questo nostro gioiello molto importante. Nelle prossime settimane ci saranno tutta una serie di iniziative di cui vi daremo conto, ma credo sarebbe molto lungo elencare, allora forse lascio all'assessore alle manifestazioni e alla cultura di dare puntuale informazione delle varie iniziative, alcune delle quali hanno anche cambiato tempistica rispetto agli anni scorsi, penso al Salone del Libro per ragazzi, e quindi avrete modo di poter leggere ed essere informati. Una comunicazione invece, se volete, di servizio, ma, sì, ma credo data l'importanza ho pensato di farla in questa apertura di consiglio. Sin da ieri sera siamo stati informati
di uno sversamento di inerti con una presenza di una certa consistenza di amianto nella zona di Via Gorizia, e questa mattina i tecnici hanno provveduto ad avviare il provvedimento di rimozione, che è un provvedimento che, come sanno coloro che si sono già occupati di problematiche di questo genere, vede il coinvolgimento dell'ASL da una parte, con il via libera da parte dell'ASL sulla metodica per poter fare questo smaltimento, e poi l'intervento da parte del consorzio per quanto riguarda l'autorizzazione allo smaltimento stesso. Al momento i nostri uffici, i nostri tecnici hanno bindellato e segnalato con cartelli l'area. In dubbio che si tratta di un atto di grave comportamento di inciviltà, come altri che si sono verificati, ma questo con un elemento peggiore, perché si tratta di una inciviltà, tra l'altro, in un'area che soltanto poche settimane fa era stata completamente ripulita, grazie ad un intervento che l'assessore Cravero aveva posto in atto con gli uffici di ripulitura dei fossi e di tutte le aree che avevano della presenza di immondizie di vario tipo. Devo dire che seguiremo con la massima attenzione questa problematica, però la seguiremo, ma come ci dicono molto spesso, ma ci vogliono le telecamere, ma ci vogliono le telecamere, io mi sento fortemente di dire ci vuole un po' di civiltà, non perché non può esserci un carabiniere per ogni gallina o una gallina, insomma il problema è che non può esserci una telecamera in ciascun posto, ci vuole un pochino di civiltà in questo nostro modo di agire. Sono molto contenta che le telecamere del sottopasso abbiano permesso di poter individuare la persona responsabile di atti osceni nei giorni scorsi, ma questo è un fatto, se volete, specifico. Non si può immaginare di avere una città completamente sotto le telecamere, ci vuole la sensibilità, eccetera. E poi, come spesso avviene anche ed è avvenuto in altri luoghi, dove gli interventi ovviamente sono molto più semplici e più facili, perché non c'è la presenza di amianto, la possibilità di poter individuare i responsabili e multarli.